Ingegnere Pier Gabriele Andreoli, direttore dell'Agenzia per l'Energia di Modena. Siamo alle porte dell'inizio della manifestazione, della nostra manifestazione sull'energia sostenibile, la bioarchitettura e la domotica, che appunto inizierà questo lunedì. Con tantissimi argomenti. Partiamo subito con l'argomento relativo alla ricostruzione sostenibile in seguito al terremoto, quindi una prima sessione molto, molto interessante dove i professionisti parleranno e porteranno un documento che si chiama Manifesto, diciamo delle buone pratiche per la ricostruzione sostenibile ai politici, anche alla regione, per appunto mettere in evidenza quelle che sono state anche le problematiche e poi lasciare anche qualche cosa per il futuro, quindi affinché non vada perso nessuna delle esperienze fatte, sia positive che negative. E poi diciamo, i temi trattati durante la settimana saranno i più vari, parliamo di certificazione energetica degli edifici, i protocolli LEED, il protocollo Casa Clima e poi appunto appuntamenti relativi all'aggiornamento normativo. In questo periodo abbiamo avuto molte, diciamo, novità da un punto di vista appunto delle norme, per cui bisogna entrare un attimo in merito e quindi approfondire quelli che sono incentivi, detrazioni fiscali, titoli di efficienza energetica, cercare di capire come lo sviluppo delle energie rinnovabili possono appunto proseguire alla luce dei nuovi provvedimenti. Nell'ultima fase della settimana presenteremo il premio della sostenibilità, un premio che quest'anno è a livello nazionale, dove sono intervenuti tantissimi progetti diversi, dove una commissione costituita da professori universitari, Università di Modena, Reggio, Parma e Ferrara hanno valutato, diciamo, ne hanno valutato le caratteristiche, quindi faremo questo finale con le premiazioni dei progetti più interessanti e più sostenibili. Sicuramente l'evoluzione dei materiali ha segnato dei passaggi importanti. Abbiamo valutato sicuramente un uso più spinto di materiali ecologici e anche un intervento massiccio di quelli che sono gli impianti a energie rinnovabili, senza i quali diciamo, non viene quasi più progettato nulla. Per cui sicuramente nel tempo abbiamo visto un incremento di quello che è l'uso dell'efficienza. Diciamo, dei materiali per l'efficienza energetica integrati con gli impianti, con tutta l'impiantistica. Per cui effettivamente anche l'evoluzione della domotica stessa applicata alla bioarchitettura si vede sempre di più. Cioè, l'edificio nasce in maniera sempre più evidente come un oggetto integrato, quindi è quasi come un organismo l'edificio. Non si può più progettare effettivamente partendo o solo dall'involucro o solo dall'impianto, per cui quello che abbiamo visto è sicuramente un edificio che man mano è sempre più vicino a una struttura vivente e che interagisce con le persone, con l'uomo.